Ciao a tutti da WebAm TV, oggi abbiamo il piacere di avere con noi due giovani ragazzi, Francesco e Lorenzo, che hanno creato un'app, Touch Counters, e adesso andremo a scoprire che cos'è. Che cos'è Touch Counters? Beh, innanzitutto grazie Leonardo per averci invitato oggi. Allora, TaskCounters è un'applicazione che è nata un anno fa, è un'applicazione che cerca di risolvere un duplice problema. Da una parte ci siamo resi conto che tantissimi privati in Italia sono alla ricerca di persone a cui affidare le loro faccende, o perché non hanno il tempo di seguirle, oppure perché fisicamente non possono svolgerle. Pensiamo a tutti gli impiegati che passano moltissimo tempo in ufficio e non hanno tempo da dedicare a se stessi, oppure anche agli anziani che per problemi fisici non possono svolgere determinate attività. Come attività ci riferiamo a fare un piccolo trasloco, oppure portare un pacco in posta, oppure fare la spesa. Dall'altra parte sappiamo che un numero sempre più crescente di studenti universitari sono alla ricerca di lavori temporanei. Il motivo principale per cui cercano questi lavori è che vogliono avere una modalità per autofinanziarsi il percorso formativo. Ecco, TaskCounters è quell'applicazione che permette ai privati di delegare faccende e commissioni alla comunità studentesca universitaria e agli studenti di avere uno strumento utile per supportarsi durante il loro percorso di studio. La vostra app, Francesco, coinvolge studenti universitari. Ecco, perché gli studenti universitari? Sì, allora, abbiamo scelto gli studenti perché possiamo aumentare la fiducia all'interno dell'applicazione. Infatti tutti i nostri tasker, studenti universitari, sono verificati. Come li verifichiamo? Ci assicuriamo che ognuno di loro abbia un'email universitaria e automaticamente noi andiamo a verificare che il dominio sia realmente di un'email universitaria. Dopodiché chiediamo tutti i dati fiscali, perché dobbiamo rilasciare alla fine della prestazione una ricevuta fiscale, e questi ovviamente andranno poi confrontati con i loro dati. Avete incontrato delle difficoltà nel creare Touch Counters? Sì, allora, la difficoltà principale che abbiamo incontrato nello sviluppare il nostro progetto è stata sicuramente nella fase, diciamo, iniziale. Infatti abbiamo costituito le Scanters da remoto perché ognuno di noi si trovava in una diversa città, in un diverso stato. Faccio l'esempio, per esempio Lorenzo era in Svizzera, io mi trovavo a Dubai, il nostro CTO Marco si trovava a Dublino, mentre Alberto, il quarto membro del team, si trovava a Milano. Per cui era veramente complesso, diciamo, poter lavorare insieme, anche se comunque poi abbiamo trovato ovviamente dei compromessi e siamo riusciti anche a scapito magari di impegni personali a lavorare sul progetto e a creare TaskCounters. Lorenzo, chi vuole usufruire di Tascante, cosa deve fare? Allora, potete accedere al nostro sito web che è www.tascounters.it, qui trovate tutte le informazioni su come funziona il nostro servizio, ma anche la lista delle regole che governano la nostra community. Se però volete avere le novità e le ultime curiosità sul nostro progetto, potete seguirci sui social network, da Facebook a Instagram a Twitter, Google Plus e così via. Vi ricordo però che TaskCounters è un'applicazione, quindi per poterla utilizzare dovete andare sugli store di Apple e Google e scaricarla. Ringraziamo i nostri ospiti e continuate a seguirci su WebAm TV. Ciao!